Ciao a tutti, benvenuti in questo caldo pomeriggio di luglio alla prima presentazione ufficiale della stagione sportiva 2024-25, la prima presentazione ufficiale di un evento e soprattutto di un giocatore molto importante per noi, prima presentazione ufficiale dopo più di 30 anni di Serie A, quindi insomma c'è grande emozione a questo punto. Over the top, del quale poi parleremo e del quale sentiremo le parole e le emozioni di questo primo giorno ufficiale da giocatore della Libertas. Partendo qui dalla mia sinistra, il direttore sportivo Gianluca Mannucchi, il general manager Pino Seghetti, il presidente Roberto Consigli, ma soprattutto colui il quale ci ospita. Siamo in questa bellissima sala conferenze della Castagneto Banca 1910, Angelo Scuri, responsabile. Sia un punto importante per far sì che la città manifesti una fiducia e un affetto nei confronti della squadra e della società molto importante. Come sempre avviene da ormai 2 anni, noi abbiamo privilegiato il tifo verso la squadra e quest'anno abbiamo aperto ancora di più alla cittadinanza, nel senso che dopo una prima fase dove abbiamo dato dei vantaggi ai nostri soci, all'associazione tifosi e al tifo organizzato, apriamo questi vantaggi a tutta la cittadinanza, ovvero il primo mese avremo una vendita con prezzi particolarmente vantaggiosi e chiediamo come società un atto di affetto. Perché? Perché vi chiediamo di abbonarvi senza sapere come sarà fatta la squadra. Ovviamente la presenza qua di Ariel è stato un colpo inatteso di altissimo livello e fa sì che anche la vendita, prima di sapere il completamento della squadra, è la garanzia che la squadra sarà competitiva e ci sarà da divertirsi come è stato fatto nella passata stagione. 2024-2025, come ha detto Fabrizio, noi credo che nella sera del 12 di giugno a Roseto tutti insieme abbiamo stretto un patto molto importante, che è quello di riportare Livorno dove deve stare, di costruire un futuro che sia un futuro di gloria con la A maiuscola in fondo. Ecco, questo patto l'abbiamo siglato tutti insieme all'interno di quella che oggi è la Libertas, per come l'abbiamo plasmata in questi anni. Una famiglia di tifosi, di associati, di soci, di dirigenti, di giocatori che vivono la pallacanestro in maniera viscerale e che giocano, vanno in campo tutti assieme. Questo patto è un patto che noi portiamo a casa come compito, come dirigenti, come soci di questa società, per garantire sostenibilità e futuro a questa società. Questo patto è un patto anche dei tifosi, che noi chiamiamo a sottoscriverlo con l'abbonamento, perché ho visto la grande passione che c'è a Livorno per la pallacanestro. Niente, ho parlato un po' anche con Walter Raffaele che mi ha spiegato, no? Cos'è la Libertas, lo spirito che hanno, che avete o che abbiamo. Come ha detto il Presidente, subito il giorno dopo le due promozioni, perché la mia e quella della Libertas mi hanno contattato, da lì diciamo che c'è stato solo qualche chiacchierata e poi ci siamo messi d'accordo e subito
abbiamo fatto questo, no? Sono arrivato qua, noi siamo andati a pranzo, abbiamo chiacchierato e siamo pronti per iniziare questa avventura. Spero di rappresentare al meglio questa società, di dare il meglio di me. Ci proverò a aiutare la squadra e niente, speriamo che sia un campionato pieno di soddisfazioni per tutti, no? Divertimento per voi e anche per noi, perché alla fine è quello che fa andare avanti tutti, no? Che stiamo bene, che ci divertiamo tutti insieme e niente, quello.